e spazi della città. Con questo spirito l'amministrazione comunale di Prato ha deciso di finanziare e di promuovere per il terzo anno consecutivo creazioni urbane. Si tratta di 15 progetti, 3 in più rispetto allo scorso anno, nati con l'obiettivo di appunto promuovere la socializzazione, l'aggregazione, l'integrazione e l'accoglienza. Il tutto grazie alle buone pratiche e a progetti che sono stati pensati da cittadini, associazioni e commercianti delle varie zone della città. Progetti che sono dislocati in tutto il territorio, quindi si parte dalle periferie, si arriva al centro storico ma anche al macrolotto zero. Per andare un po' quindi alla scoperta, sono 15 storie di vita vissuta, alla scoperta di quella che è la nostra Prato, dei luoghi più nascosti, dei luoghi più conosciuti e dei vari progetti delle singole associazioni del territorio. E noi di TV Prato abbiamo deciso per il secondo anno consecutivo di portarvi alla scoperta di questi 15 progetti. Inizieremo quindi un tour fatto di 5 tappe per farvi conoscere tutte le iniziative promosse dai cittadini, dalle associazioni e dai commercianti dei vari territori. In questa prima puntata partiremo dal quartiere del Soccorso, dove siamo adesso, ci sposteremo poi anche a Figline, a Galceti, per arrivare poi a Macrolotto Zero. Quindi insomma toccheremo varie parti della città, perciò venite con noi alla scoperta di questi 15 progetti di creazione urbane. Iniziamo quindi il nostro viaggio dal quartiere del Soccorso. Qui siamo di fronte a una libreria, anzi la Librestra, e infatti fa parte del progetto che si chiama Una finestra sul quartiere, promosso da Riciclidea insieme a una fitta rete di associazioni che operano qui nel quartiere del Soccorso, che hanno pensato quest'anno a varie iniziative sempre per rendere vivi questo luogo che sono i giardini di Carlo Marx, ma anche tutto il quartiere. Qui vedete infatti una libreria che è aperta al pubblico, quindi la prima libreria aperta a tutti, dove tutte le persone possono venire, prendere dei libri, scambiarli, leggerli e riportarli, quindi insomma un'iniziativa anche per promuovere la cultura. Questo lo ricordiamo, uno dei quartieri più popolosi della città ma anche uno dei più multietnici, e Riciclidea insieme a tutte le altre associazioni sono riusciti comunque a mettere insieme tantissime persone provenienti dai più disparati paesi e quindi a promuovere quello che è uno degli obiettivi principali di creazione urbana, ossia appunto l'aggregazione e la socializzazione. Scopriamo quindi insieme che cosa è stato fatto in questo luogo. Quest'anno abbiamo presentato, come gli scorsi anni, un progetto qui ai Giardini del Soccorso, e quest'anno la nostra idea è quella di portare arte e cultura all'interno dei giardini. Quindi, come potete vedere, stanno già allestendo la nostra Librastra, che è questa libreria fatta da una finestra ovviamente di riciclo. È stata ristrutturata una casa e noi abbiamo recuperato questa finestra e metteremo a disposizione di tutti i cittadini del quartiere dei libri. I libri ci sono stati donati da altre associazioni, da Operazione Mato Grosso, a persone che sono venute e ce l'hanno portati, e quindi metteremo a disposizione libri da adulti e da bambini. I libri non dureranno, da un certo punto di vista lo spero che non durino, perché io sono convinta che se nel mondo si rubassero i libri, il mondo sarebbe un mondo migliore. E poi ho letto ultimamente dei libri sulla biografia di Adriano Olivetti, un grande italiano, che aveva fatto all'interno della sua fabbrica una biblioteca per i dipendenti. E dopo un po' di tempo alcuni, diciamo, dirigenti gli dissero: ingegnere, però questi libri non durano, cioè i libri poi spariscono. E Adriano Olivetti disse: meno male, vuol dire che qualcuno li legge. Benissimo, ne avremo altri, è un posto dove ci sarà condivisione di cultura e questo è l'importante. I
progetti di creazione urbana sono sempre progetti incentrati sul territorio, sul quartiere e a voler cercare di creare sempre dei momenti di sinergia, sia tra le varie persone che vivono nel quartiere, sia poi per proporre delle idee che poi interessino anche successivamente al progetto sempre il quartiere. Noi ormai da diversi anni riusciamo con Riciclidea, che è una fucina di idee veramente, a partecipare, diamo la nostra manovalanza e la nostra disponibilità e anche quest'anno abbiamo portato avanti un progetto che con Derry e gli altri di Ciclidea è veramente fantastico, perché la prima libreria pubblica libera all'interno di un giardino pubblico è qualcosa veramente di fantastico, per cui la inauguriamo oggi e speriamo veramente che venga sfruttata, che i libri vengano presi, magari anche non riportati perché a uno gli piacciono e se li tiene a casa, e magari qualcun altro poi sarà intenzionato anche a portare qualche suo libro e lasciarlo qui. È uno spazio di book sharing, per cui è uno spazio in cui i libri possono essere presi, portati, io ne prendo uno, me lo leggo, lo riporto perché non mi interessa tenerlo, oppure ho dei libri che ho già letto, non mi interessa tenerli, li posso mettere a disposizione dei cittadini, se invece il libro che ho preso mi piace, me lo tengo e ne porto un altro, semplicemente. Quindi ci sarà sempre un continuo giro di libri, di cultura, di storie e di favole da raccontare. Quest'anno c'è Riciclidea, c'è CUT, c'è Cieli Aperti, ci siamo noi, è sempre un sistema per coinvolgere tutte le realtà che ci sono sul quartiere, che esistono sul quartiere, perché ormai da anni facciamo squadra, riusciamo a essere in sinergia tra di noi, ci troviamo bene e riusciamo in questa maniera a portare avanti dei progetti che alternativamente con soltanto una singola forza sarebbe più difficile da poter fare. Quest'anno abbiamo pensato di portare un artista contemporaneo, un giovane serigrafo che si trova qui a Prato, Audio Design, Lorenzo, che presenterà ai bambini un percorso serigrafico, quindi insegnerà a loro come si realizza una serigrafia di base con il telaio e tutta l'attrezzatura, qualcosa di professionale ma sul taglio, diciamo, di una prima esperienza. Faremo un altro evento alla fine di settembre, nel quale ovviamente continueremo a lavorare su questa libreria, vediamo se poi ci saranno o non ci saranno questi libri, vediamo come vanno le cose, e anche diciamo in quell'occasione ci sarà la collaborazione di Cieli Aperti, che farà un laboratorio sportivo per i ragazzi, per cui saranno delle ciclo-olimpiadi, e quindi biciclette, percorsi, ostacoli, e per i piccolini piccolini un'altra associazione nostra partner, che è appunto A Piccoli Passi, metterà a disposizione delle operatrici per raccontare favole e fare anche un laboratorio corporeo sulla favola che viene raccontata. Creazione Urbana è un progetto che parte dal basso, ma che soprattutto coinvolge la cittadinanza in modo attivo, e questo è un valore aggiunto per i progetti. Quando partono dall'alto c'è sempre un po' di problemi, mentre invece in questo modo col Comitato di Riqualificazione del Soccorso abbiamo instaurato un rapporto di amicizia profonda, e già dall'anno scorso il progetto è nato ed è cresciuto insieme a loro, e questo secondo me è la forza di Creazione Urbana. E le sinergie nascono proprio dal contatto diretto tra le associazioni e le associazioni con i cittadini. Nascono anche nuove associazioni e nuovi associati, e questa secondo me è la forza della città di Prato, che come sempre alla fine dal basso si trova a essere insieme in questo tipo di progetti. Quando abbiamo iniziato questo percorso ci siamo resi conto che c'era tanta energia sul territorio, tante associazioni, singoli cittadini che avevano voglia di dare il proprio contributo per rendere più bella, più vivibile, più interessante la città. E allora abbiamo fatto Creazioni Urbane, e in tutte le zone, ovunque, permette di finanziare progetti che vanno veramente dagli spettacoli teatrali agli eventi in strada, da eventi per i bambini agli spettacoli per gli adulti, nel senso come l'opera o come le performance teatrali, insomma c'è veramente di tutto, e nasce tutto dalla buona volontà
dalla passione e dall'amore per la propria città dei cittadini. Io non posso far altro che ringraziarli. Tutti gli anni abbiamo implementato la cifra destinata a creazione urbana, lo continueremo a fare finché potremo, perché viene veramente qualcosa di bello. Oltretutto, conoscendo il territorio, si riescono a fare delle cose che effettivamente riempiono di partecipazione gli spazi, e questo è veramente un grande successo. Ringrazio di nuovo tutti, per noi è una grande soddisfazione. Oggi siamo qui al Soccorso, ma in tutta la città, basta guardare sul sito del Comune, troverete iniziative veramente per tutti i gusti. Anche quest'anno sono arrivate tantissime proposte, già rispetto all'anno scorso molto di più. Oltretutto, le proposte precedenti che erano già state finanziate sono ancora più strutturate, diciamo sono ancora più raffinate, vorrei dire, cioè qualcosa di veramente bello. E Creazioni Urbane poi ha creato una specie di relazioni, di connessione fra le associazioni sul territorio, perciò c'è tanto interesse e questo permette appunto che pervengano sempre più domande. Ovviamente ci svogliono i soldi per finanziarle, cercheremo appunto di ampliare il più possibile l'offerta. Abbiamo fatto quest'anno un aumento abbastanza considerevole, vorremmo farlo, abbiamo intenzione di farlo anche per l'anno prossimo. Siamo sempre nel quartiere del Soccorso, prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei 15 progetti di creazione urbana. Il secondo progetto che vi faremo conoscere questa sera si chiama Extra Centro ed è promosso da un'associazione che è Factory Tac. Factory Tac ha promosso quest'anno, ha pensato anzi a tre iniziative diverse: una pedalata con uno spettacolo itinerante che è partita da Figline, dal Museo delle Deportazioni di Figline fino a Galceti, uno spettacolo per adulti che si è tenuto proprio qui alla bocciofila dei giardini di Via Carlo Marx, e poi infine uno spettacolino per bambini ai giardini di Paperino. Quindi insomma tre iniziative diverse in tre orari diversi per un pubblico differente, e vediamo un pochino quindi che cosa è venuto fuori, vediamo dalle immagini e anche dalle parole del membro dell'associazione Factory Tac. Factory Tac è una piccola impresa di produzione culturale che fa eventi culturali, fa spettacoli, laboratori di circo, di teatro, ed è formata da me, che sono Francesco Dendi, che faccio l'attore, Edoardo Nardin, che è un giocoliere e illustratore, e Tommaso Carovani, che è un organizzatore teatrale. Noi siamo frutto di un incontro di persone e di amici, sostanzialmente, che siamo appunto tre artisti differenti che operano nel territorio. Io mi occupo più di arti visive e arti circensi, Francesco invece è la parte, si occupa di fa teatro di parola, teatro di prosa, e invece Tommaso, che è l'attore che si esibirà oggi, ha studiato anche organizzazione, quindi è un po' il nostro organizzatore, e quindi ci siamo trovati bene umanamente, e da lì è nata l'idea di fare questo progetto comune, e l'idea è quella proprio di un'impresa di produzione. Quest'anno abbiamo pensato, con questo progetto che si chiama Extra Centro, un po' sulla traccia del progetto dell'anno scorso, che avevamo presentato anche l'anno scorso, e di uscire dal centro e di andare a scoprire un po' il territorio, le zone limitrofe, che a volte sono un po' dimenticate. E invece in realtà si scoprono delle realtà molto molto interessanti, anche delle comunità molto vive, molto, appunto, molto fertili. E quindi ci interessava andare a scoprire un po' queste realtà. Con questo progetto Extracentro, che apparentemente non ha una logica, è proprio questo in realtà l'idea. Infatti il sottotitolo è tre location, tre orari e tre spettacoli, perché siamo andati proprio a scoprire in tre orari completamente differenti, che sono stati appunto la colazione il sabato mattina con lo spettacolo su Bartali, ieri sera lo spettacolo Vero su Bianco in una bocciofila in via Carlo Marx, e oggi nei giardini, che in realtà poi è un posto che è una location che conosciamo già bene, perché è anni ormai che abbiamo questa collaborazione molto vivace con il circolo di Paperino. Vero su Bianco è una collaborazione nata qualche anno fa fra me e Edoardo Nardin, perché abbiamo scoperto per caso che stavamo lavorando esattamente sullo stesso tema, esattamente nello stesso periodo, quindi ci siamo detti ok, dobbiamo fare qualcosa insieme. Lui è un giocoliere, un performer, ma anche un artista visivo,
io sono un attore, un raccontastorie, quindi abbiamo pensato di fare questa cosa dove lui disegna e io racconto. E in ogni puntata di Vero su Bianco facciamo scoprire al pubblico tre libri che ci piacciono, che ci interessano, e questi libri cambiano di replica in replica, non tutti, ovviamente non sempre, però insomma diciamo è uno spettacolo mobile che si adatta a tutte le occasioni, come quella di stasera, che è anche molto particolare perché siamo una bocciofila, quindi insomma è un'occasione particolare. Uno spettacolo su, liberamente ispirato a Gianni Rodari e alle sue favole al telefono. Abbiamo questo ragionier Bianchi che tutte le sere alle 9 in punto chiama la propria bambina per raccontarle una storia, qualunque città sia, in qualunque posto si trovi, e cerca comunque di restare sempre accanto a lei attraverso queste storie che sono comunque originali, divertenti, colorate. Rodari perché comunque è molto vicino ai bambini, molto vicino comunque anche al linguaggio del bambino, di quello che affrontano magari anche a scuola, quindi cercare comunque di affrontare una tematica che sia molto, molto vicino a loro, e cercare anche di trovare diciamo, una strada che possa arrivare più vicino comunque alla loro parola e al loro linguaggio. Le location le abbiamo scelte perché ci piacevano e perché in questi tre spazi c'erano delle realtà appunto attive sul territorio con cui ci interessava collaborare, come il museo della deportazione di Figline, qui il circolo di Paperino e il comitato del soccorso. Poi le location sono venute un po' da sé, nel senso che abbiamo identificato quelli che potevano essere le location più adatte ad ospitare questi spettacoli. Noi siamo sostanzialmente un'impresa di produzione delle arti, ovvero noi facciamo spettacoli, siamo degli artisti e facciamo spettacoli con target e linguaggi molto differenti, quindi spaziamo dal circo al teatro di prosa, al teatro fisico e appunto al teatro di parola, e con target differenti, nel senso che andiamo dai bambini fino a spettacoli per adulti oppure più di formazione per le scuole medie, eccetera. È interessante quello perché comunque è fatto in un periodo, l'estate, che permette di poter fare spettacoli all'aperto, e c'è la possibilità di portare il teatro anche fuori dal teatro, e questo è importante perché la gente non viene molto a teatro, comunque viene ma non è così diciamo frequentato, invece se lo portiamo nei luoghi dove la gente non se l'aspetta lo può incontrare e può appassionarsi a questo. Ormai c'è una sinergia molto forte tra noi e Creazioni Urbane. Per noi è importante perché è un modo per lavorare nel territorio. Siamo tre artisti che lavoriamo chi più chi meno, ma diciamo, a livello internazionale, giriamo molto anche all'estero, però noi siamo qui e quindi riuscire a porre in essere, a realizzare dei progetti nel territorio che ci ospita e che ci vede e ci ha visto crescere, per noi è importante. Anche perché possiamo girare molto, vedere posti bellissimi, ma poi noi viviamo qui e quindi è importante portare quello che noi vediamo in giro anche con una grossa ondata di ossigeno di arte qui a Prato. Il terzo progetto che andremo a scoprire questa sera si chiama Piccolo Cinema Chinatown ed è promosso dall'associazione China per far rivitalizzare e rivivere anche il quartiere del Macro Lotto Zero. Nello specifico l'associazione ha pensato ad una rassegna cinematografica bilingue, sia quindi in italiano che in cinese, e mentre l'anno scorso e gli altri anni era stata fatta in Piazza dell'Immaginario, quest'anno questa piazza purtroppo è stata trasformata in un parcheggio, comunque in un luogo ormai abbandonato, e allora però l'associazione insomma non è che ha smesso di cercare di rivitalizzare quello che è il quartiere del Macro Lotto Zero, ma ha spostato la rassegna in un altro luogo che è il giardino all'angolo tra Via Giordano e Via Colombo, quello che diventerà il Pop House Garden. E lì quindi ha promosso quattro serate di cinema all'aperto che hanno visto la partecipazione di tantissime persone, sia italiani che cinesi, adulti e bambini, per una serata insomma in compagnia all'insegna dell'allegria e della socializzazione.
Quest'anno il progetto si chiama Piccolo Cinema Chinatown perché è la terza edizione di un progetto che era partito appunto 3 anni fa, sempre grazie a Creazioni Urbane. Quest'anno è una rassegna cinematografica, quest'anno è ridotta e quindi da qui il nome. Ci siamo noi, che siamo China. Poi ci sono altre associazioni sia del territorio, comunque ci sono anche residenti che ci hanno dato una mano. E poi c'è il Dragon Film Festival che ci ha dato una mano a scegliere i film e poi c'è anche il collettivo Snellimer che ci aiuterà nelle prossime 2 serate. Come sempre l'elemento vincolante è la lingua, cioè noi facciamo un film in italiano con sottotitoli in cinese e un film in cinese con sottotitoli in italiano. Quest'anno abbiamo, grazie anche all'esperienza maturata negli scorsi anni, abbiamo deciso di fare dei film in qualche modo molto popolari. Quest'anno, questa sera appunto facciamo Vita di Pi, il primo è stato Pacific Rim, quindi dei film tipologia blockbuster, anche per venire incontro alle richieste che ci sono state fatte durante gli anni e dove abbiamo visto che il nostro pubblico era prevalentemente formato dalle famiglie e da bambini. Quest'anno la location è diversa perché quella che era la piazza del 5 marzo, detta comunemente piazza dell'immaginario, non esiste più, è ritornata ad essere un parcheggio della PAM. E quindi abbiamo spostato il luogo in questo giardino. È un effetto per noi strano perché ci abbiamo lavorato in prima persona per costruirla e abbiamo lavorato circa 2 anni per renderla una piazza, cioè per renderla da un luogo semi-abbandonato, perché sostanzialmente non era neanche più un parcheggio quando l'abbiamo trasformata. Rivederla di nuovo un parcheggio, anzi neanche, perché ora non viene neanche utilizzato come parcheggio, sinceramente è stata un po' una grossa delusione, anche perché insomma avevamo creato forse probabilmente il primo luogo pubblico di questo quartiere. E questo è un luogo in divenire perché poi quest'area qui verrà interessata dal PIU, però chiaramente è in qualche modo il continuo di un percorso iniziato con la piazza, quindi c'è la creazione di alcuni luoghi pubblici, alcuni spazi che possono essere utilizzati dal quartiere in una direzione di trasformare radicalmente questo quartiere. Chiaramente ha bisogno di interventi più massicci di quelli che possiamo mettere in campo noi. E per questa sera il nostro viaggio alla scoperta dei progetti di Creazioni Urbane termina qui. Speriamo di avervi fatto scoprire insomma qualcosa di diverso, di avervi fatto conoscere in maniera appunto nuova anche la nostra Prato. Però noi non ci fermiamo qui, noi andiamo avanti, andiamo a conoscere nuovi progetti, quindi vi do appuntamento a giovedì prossimo, il 2 agosto, sempre alle 21:20 su TV Prato, canale 74 del Digitale Terrestre, oppure in streaming su www.tvprato.it. Vi aspetto la prossima settimana, arrivederci.